Magredi. Magredi è terre magre. Le terre magre derivano dal fatto che sono fatte praticamente di sassi. Sono i sassi che il Cellina ha portato giù dalla montagna nei tempi e che pian piano si sono depositati e che pian piano sono stati colonizzati da erbe e arbusti che hanno la capacità di vivere con questo clima. Per me i magredi sono intanto la mia infanzia, perché venivo con il nonno, con le mucche, quindi era è un discorso affettivo fondamentalmente. Poi c'è aria, lo spazio, la natura. Fondamentalmente la natura capace di gestire tutto, anche le terre magre, magre fino a questo punto. Ciononostante la natura riesce a far crescere la vita anche lì. Per me sono libertà, sono spazio, sono aria, sono respiro, silenzio, natura. Fondamentalmente natura. Libertà, libero, naturale, arioso, fondamentalmente per me è libertà. Nei magredi mi sento libero, nel silenzio mi sento libero, sento la libertà della natura. Si espandono da Maniago e fino a San Quirino praticamente. San Quirino c'è la zona, l'area protetta dei magredi, che è nella parte bassa di San Quirino, mentre invece a Maniago sono nella zona del Dandolo. Sono degli spazi che all'epoca sono stati occupati dall'uomo quando la Croazia è stata tolta all'Italia. I croati che sono venuti ad abitare qua hanno avuto le case costruite dallo Stato per poterci vivere. Lì loro hanno poi colonizzato i magredi. Adesso negli ultimi 15 anni la regione ha recuperato questi spazi pulendoli da tutte le piante non autoctone e riportandoli all'origine, quindi adesso è zona protetta. Noi abbiamo fatto con i bambini un percorso di artistico qui nelle grave, nei magredi, e abbiamo chiesto alla regione le sementi dei fiori e delle piante spontanee autoctone per dare ai bambini da seminare, in modo da insegnare anche a loro che lì si fa soltanto quello che la natura chiede. Il ricordo che ho ancora vivo è di quando ero bambino, e sono i ricordi di quando col nonno e con il carro arrivavamo qui nei magredi e con le mucche, e lui diceva alle mucche, le chiamava per nome, e lui diceva: Roma, portami nei magredi. E la Roma partiva da casa e arrivava ai magredi, sono 5 chilometri, senza mai essere comandata diversamente. Quindi il rapporto umano-animale all'epoca era talmente stretto che questi animali imparavano. E poi noi arrivavamo qui e il nonno, con il britolin, col coltellino, con quello a uncino, mi faceva i giocattoli, no? Da una gamba di mais, dalla gamba del mais lui mi ricavava un cavallo piuttosto che una cintura. E quindi questi sono i ricordi che io mi sono portato poi dietro. Sono riemersi nel momento in cui sono entrato in una scuola d'arte. E lì ho scoperto che la manualità era solo sopita e non persa. Ecco perché i bambini, ho il pallino dei bambini, perché sono convinto che i bambini, seminando adesso, poi c'è un salto generazionale di 15 anni, diciamo, il tempo delle scuole, gioventù, così, ma tutte queste cose tornano. Non ci sono solo qui, diciamo, in provincia di Pordenone, ma ci sono anche in provincia di Udine, e ci sono vari punti dove anche lì la regione è intervenuta per recuperare questi spazi meravigliosi, che hanno delle piante rare, a partire dalle orchidee, un'infinita gamma di orchidee spontanee. In più c'è una pianta speciale che si chiama Crambe tataria, che è una pianta che viene dall'Ungheria e si pensa che sia stata portata dagli Unni molti anni fa all'interno degli zoccoli dei cavalli, per esempio, no? E che ha trovato il posto di ideale qui nei magredi di San Quirino. In particolare, quando matura, quando ha i semi pronti, fa una fioritura bianca bellissima a palloncino, lei si secca, si stacca e viene portata tutta insieme dal vento, facendola rotolare qua e là, spargendo i semi ovunque. La storia degli zoccoli dei cavalli ovviamente è anche un po' fiabesca. In realtà si pensa che, siccome la pianta è commestibile in tutto, si pensa più che loro avessero portato i semi per farla nascere, per farla crescere qui, per avere del cibo. Sono minacciati dalle piante non autoctone, che purtroppo oggi più che mai arrivano attraverso i semi, perché ne abbiamo talmente tante messe nelle nostre case che bene o male, insomma, i semi arrivano. Quindi questo è un pericolo. Un altro pericolo potrebbe essere l'invasione da parte delle
dei motocross, dei quad, di questa gente che fa dei percorsi all'interno, che però adesso sono stati tutti eliminati e sono stati trasportati più nelle grave del Cellina o del Meduna. Io non saprei dire esattamente quale sia la minaccia maggiore in questo momento, ma spero sempre meno, perché la regione sta proteggendo molto. Prima regola di base: quello che tu ti porti per consumare te lo porti a casa, e invece disgraziatamente qui l'essere umano lascia bottiglie di plastica, lascia tutte queste cose, no? E poi i tempi, non venire qui con premura, perché è assurdo, non ha senso venire qui con premura, è come non vedere niente, perché una volta che sei qui devi sentire il posto, fermarti, e queste sono secondo me le regole principali: il rispetto e il tempo. Tutto è panorama, a partire dal fiore che vedi lì è già un panorama, perché all'interno dell'altezza di un fiore ci sono tre livelli di vita, e poi se alzi gli occhi il panorama è ovunque. Qui abbiamo un semicerchio di montagne che va da Conegliano a Udine, in più vedi fino a Pordenone. Quello che succede alle persone che vengono qui per la prima volta è un senso di agorafobia, nel senso che scendono dalla macchina, poi si girano e vedono l'immenso, e c'è questo sbandamento, devono appoggiarsi alla macchina perché non abbiamo più l'abitudine allo spazio. Abbiamo l'abitudine ai 4 metri per 4 della cucina, dello studio, della scuola, del bagno, della macchina. Hai sempre la parete vicina e ti dà un senso di sicurezza, qui lo perdi. Quello che non succede ai bambini, perché invece i bambini quando arrivano qui, una delle prime cose che fanno istintivamente è togliersi le scarpe. Cosa significa togliersi le scarpe? Significa bisogno di contatto con la natura, perché sappiamo che i piedi sono quelli che sentono molto di più delle mani se abituati. Sono una persona che è felice di essere invecchiato, e questo non succede a tutti, perché secondo me nella vita sono riuscito a non avere compromessi e a fare il più possibile quello che sento di fare, per cui sono una persona felice, vecchio, anziano insomma, che vive con la natura, sempre di più a contatto con la natura, che cerca di proporla ai giovani, soprattutto ai bambini, secondo me il futuro. Nei Magredi io non tocco niente fondamentalmente, perché ci vado per sedermi in mezzo al prato e godere la natura, e questa è una sorta di ricarica, perché lì non puoi toccare, non puoi strappare, non devi fare queste cose. Però i Magredi finiscono sul greto del Cellina, quindi lì sì, intervengo. Allora lì mi diverto a fare della land art, la land art più effimera. La land art è effimera di per sé. Questa è la più effimera, perché è il bilanciamento dei sassi. Non parliamo di sassi appoggiati uno sopra l'altro, parliamo di sassi in equilibrio, quindi in verticale, dove io posso mettere alla fine delle cose, non so, mi viene in mente una radice di secca che trovi qui nel greto, in equilibrio, e poi godere del fatto che lei gira, bascula, si muove per più di un'ora senza cadere, e sembra che cada sempre, ed è un divertimento come fanno i bambini, quindi restare bambino. Magredi significa per me restare bambino.
un giorno che ero un po' giù di corda, ero seduto per terra e avevo questi sassi che mi facevano male. Mi è venuto in mente, è tal nonno che mi insegnava, chissà se mi ricordo, ho provato a mettere due sassi così, poi più tre, poi tutto su, poi sono arrivato a 15. Non verticalizzati, appoggiati, però 15 arrivi qua e non stanno più. No. Dopo il 7-8 diventa molto difficile. Ho cominciato a mettere in Flickr e un giorno ho cominciato ad avere un sacco di gente che mi scriveva, che seguiva sta cosa, e mi stupivo di sta roba qua. Un bel giorno ho ricevuto una mail che diceva: egregio signor Meneguzzi, lei è stato selezionato tra i 15 più interessanti rock balancers mondiali. Mi fa ancora ridere questa cosa, rock balance mondiale, per la particolarità dei suoi balancing, no? E quindi invitato al primo meeting mondiale di bilanciatori ad Ancona, i 15 bilanciatori più interessanti. C'è il mondo che bilancia, i giapponesi hanno delle filosofie profondissime su queste cose qua, gli indiani li usano come senso di stabilità, però io non sono uno che mette tante fotografie, capito? Però metto solo quelli che secondo me sono i più meritevoli per me. Se aspetti un po' verso il libro, da quando il sole è tramontato diventa buio, cominci a sentire il pigolare dell'occhione, che è l'uccello delle grave che non vola, e che deposita le uova direttamente sui sassi, e quindi tutti i motocross e i quad che vengono qua li distruggono. I genitori che vengono qua, che hanno 35-40 anni con i bambini, vengono qua con i bambini che giocano, no? E i bambini dicono: papà, guarda il sasso, e il papà, così, dalla sua altezza di 1,80 m, buo, quel che è, insomma, ma guarda il bambino e dice: sì, sì, bello, bello, gioca tesoro, gioca, sì, fa bravo, bravo. Allora io dico: guarda che tuo figlio ti ha chiamato, vieni giù da là, vai lì e gioca con lui. Ma gioco da bambini. Non è vero che un gioco da bambini, è la tua presunzione di essere adulto che ti fa credere che è un gioco da bambini. Allora, pian piano, se arrivo a portarlo laggiù, il papà è perso. Alla fine il bambino dice: papà, andiamo a casa, papà è ancora lì che gioca. La mia missione è proprio questa, la sento proprio come una missione, il fatto di riportare più gente possibile a palpare la natura, non toccare una cosa, palpare un'altra, perché se tu tocchi il sasso, lo tocchi, okay, pesa, ti cade. Se tu chiudi gli occhi e lo palpi, senti asperità, buchi, cose, e te lo fa sentire di un peso diverso, è meno pesante senza vedere. Se lo vedi è più pesante, se chiudi gli occhi meno. Uno. E poi senti anche dove può bilanciare, questo sta bene qua, così, qua, questo è il punto suo. Questo. Se lo guardo non lo trovo. Questi sensi che noi abbiamo vengono molto spesso coperti dagli occhi, che vedono le cose e rimandano al cervello un'immagine. Se invece tu chiudi gli occhi e palpi letteralmente, palpare non è un brutto verbo, sembra una brutta cosa, in realtà tu devi palpare anche le radici, le asperità di quel legno sono diverse da quelle che tu vedi, tu le vedi e non le capisci. E questa tridimensione ti resta dentro se tocchi le cose. Allora senti la volumetria, altrimenti hai una visione piatta, per quanto tu l'occhio ti dia la rotondità, le forme, la profondità e tutto, però ti rimanda una visione molto più veloce, molto più pratica, molto più piatta dal fatto del tatto o dell'udito, oppure se fai così, il suono. Questo è un suono, questo è un altro, e questo è un altro. Qui siamo sul colore azzurro, qui siamo sul colore marrone. Perché anche il suono è un colore. Preferisco dire quello che mi piace fare adesso. Ho una certa età per cui sono in pensione e posso dedicarmi a quello che secondo me manca, è l'educazione ai bambini alla natura, dei bambini alla natura. Per svolgere questa missione, chiamiamola così, io e il mio collega organizziamo, creiamo dei format per le scuole, in questo caso in particolare per le scuole dell'infanzia, quindi parliamo dei 3 ai 6 anni, e attraverso questi format che vengono approvati dal comune con tutte ovviamente le sicurezze del caso, con la presenza di genitori, in modo che i genitori vedano
come i bambini si comportano in natura diversamente che dal centro commerciale, li portiamo a giocare qui e quello che noi proponiamo loro è di giocare con i giocattoli che troviamo sul posto. Il momento più bello è quando loro scendono per la prima volta dal pulmino e non vedono i giocattoli che loro pensano. Vedono solo sassi, roba, radici secche, legno secco, e dicono: non ci sono giocattoli, questi sono i giocattoli. È che tu non sai come si gioca. E posso dire una cosa, che nel giro di 10 minuti loro sono dentro, dimenticano telefonini, dimenticano tutto, perché sono talmente piccoli che sono ancora natura. E li stiamo depistando verso la tecnologia, secondo il mio punto di vista, troppo velocemente, facendogli perdere la capacità di creare, la capacità di fantasticare, le favole che ti fanno immaginare. Queste cose sono un po' perse. Direi che la mia missione oggi, quella che io mi sento di fare, è quella di portare più bambini possibile in natura.